Ciao a tutti amici di YouTubers. Allora, oggi ho deciso praticamente di farvi vedere un altro dei miei video che sono puramente informativi. Allora, praticamente che cosa ho preso? Come avete visto sicuramente nei miei precedenti video, vado a progettare tramite il mio programmino Inkscape, che ricordo a tutti è totalmente gratuito. Oppure vado a scaricare delle immagini appunto tramite Google. In questo caso ho preso questa pallina da golf, che sinceramente l'avevo presa come immagine puramente indicativa, non mi suscitava niente di entusiasmante, però devo dire che facendo un'eventuale prova prima di fare il vero e proprio pezzo, mi è piaciuta veramente tanto. Quindi, come ho fatto nei miei precedenti video, ho semplicemente inserito il file sul mio programma Inkscape, ho vettorizzato il tutto, ho cercato un attimo di rifinire quello che per me, al mio diciamo personale giudizio, poteva essere diciamo migliorato o eventualmente peggiorato, e l'ho messo appunto sul mio programma Laser DVR ed eccoci qua. Quindi, una volta che abbiamo piazzato tutta la situazione, macchinario, spessori del pezzo e quant'altro, ho impostato semplicemente la potenza al 60% e ho messo la velocità a 350 mm al secondo. Allora, il macchinario calcolate che può arrivare fino a 500 mm al secondo, come già avete sentito nei miei precedenti video, però calcolate che più andate in velocità e meno potrebbe essere risolutiva l'immagine. Mi spiego meglio. Allora, se voi andate ad incidere a una velocità di 500 mm al secondo, a quel punto vi conviene andare ad aumentare la potenza del laser, altrimenti quello che andate a fare con il 60% di potenza a 300 mm al secondo risulterà più potente rispetto alla precedente. Spero di essermi spiegato bene, anche se è un po', tra virgolette, strano da andare a raccontare. Io, ad esempio, ho messo 60% di potenza, ho messo 350 mm al secondo, che per il mio personale giudizio può andare benissimo, anzi, si potrebbe anche andare ad aumentare leggermente, ad esempio al 70%. Io qui non so se riuscite a vederlo, mi sono dato un piccolo schemino in base ai miei precedenti lavori fatti. Esempio, il faggio solitamente vado a 400 mm al secondo con 90% di potenza e questo macchinario mi effettua uno scavo di circa 1 mm. Poi l'abete 60%, perché comunque è un materiale molto morbido, altrimenti c'è anche il bambù o altri materiali. Allora, il bambù calcolate che sarebbe questo, per intenderci. Quindi mi sono fatto semplicemente una scatolina porta penne, porta attrezzi, e in questo caso mi ha effettuato uno scavo di circa 1 mm. Secondo me va più che bene, poi dipende sempre da cosa dovreste, diciamo, andarci a fare. Io personalmente mi occupo di prediligo piuttosto il discorso incisione anziché il taglio. Ci sono tante persone che mi hanno chiesto come tagliare il plexiglass, come tagliare pezzi di multistrato e altro. Io vi dico, vi posso dare delle informazioni puramente indicative, perché principalmente vado ad effettuare soltanto delle incisioni, non mi occupo, o perlomeno non ho preferenze ad effettuare tagli su plexiglass o altro. Parlando invece del macchinario, perché tanti mi hanno chiesto dove l'ho comprato, dove non l'ho comprato, che caratteristiche ha, allora le caratteristiche le potete tranquillamente vedere sul sito. Allora, io l'ho preso principalmente perché ha la comodità di essere collegato tramite USB a un notebook qualsiasi, l'importante è che possieda Windows 10, perché ricordo a tutti che su Mac purtroppo non funziona su sistemi iOS. L'ho preso principalmente perché ne possedevo già uno in precedenza. Allora, l'incisore laser vi permette di effettuare dei lavori molto più puliti rispetto a un macchinario che avevo in precedenza, che era la macchina a controllo numerico, quindi la macchina CNC, perché comunque, come si può vedere, si va semplicemente ad appoggiare il pezzo, il macchinario ti effettua l'incisione
che può essere con uno scavo più profondo o uno scavo meno profondo, ma la cosa ancora più carina è che una volta che hai eliminato il pezzo praticamente è finito, nel senso, se andate a fare già un una levigatura superficiale del pezzo, lo portate proprio a pezzo super super liscio, super già rifinito, una volta che ci andate ad incidere sopra col laser, ci ripassate una spugnetta di quelle abrasive, tipo questa che adesso vi faccio vedere, cioè una semplicissima spugnettina super leggera, super fine, praticamente il pezzo è finito, andate semplicemente a metterci un po' di vernice trasparente su, stop, il gioco è fatto. E poi non dovete nemmeno più di tanto impazzirvi sulla questione di segno, nel senso, se andate a prendere un file che potrebbe essere stato creato tramite Paint, per intenderci, un normalissimo programma che avete sul vostro notebook, una volta che avete fatto la vostra scritta, una volta che avete fatto il vostro disegno, lo buttate dentro il programma macchina, che ripeto è il laser DVR, e avete risolto. Sinceramente mi sta quasi venendo in mente di andare a fare un upgrade a questo macchinario, perché è vero, l'area di lavoro è abbastanza piccolina, perché parliamo comunque di un 300 mm x 20 mm, quindi è un formato A4, però vi devo dire anche che il macchinario CNC che possedevo io in precedenza era sì grande, perché era un 30-40 cm, però non andavo mai a sfruttare l'intera area di lavoro. Questo perché? Perché comunque, poi ripeto, è sempre abbastanza relativa la cosa. Io personalmente lo utilizzo per uso hobbistico, non per uso lavoro. Poi se qualcuno mi va a chiedere un eventuale lavoro, io lo vado sempre a fare. Potrebbe essere un portapenne tipo quello che ho fatto, potrebbe essere un portalampada, che sarebbe proprio quello che sto andando a fare. Quindi questo sarà una base da andare ad attaccare al soffitto, dove al centro ci usciranno praticamente i fili dove poi andrà attaccato il lampadario. Non so se ho reso l'idea, però calcolate che basteranno tranquillamente questi 200 mm per 200 mm, quindi sto facendo un lavoro a 20 cm per 20 su un pezzo di faggio. Quindi a me va più che bene, diciamo, quest'area di lavoro, anche se manca questo laser purtroppo la potenza. Quindi l'idea di andare ad effettuare l'eventuale incisione su un bicchiere piuttosto che una bottiglia, o effettuare un eventuale taglio su un pezzo di plexiglass, spesso un centimetro, due centimetri, quello che volete, con una sola passata andate a tagliarlo, logicamente risulta una comodità che è imbarazzante rispetto a questa. Cioè, io nei precedenti video ho fatto vedere che il plexiglass spessore un centimetro e mezzo riuscivo a tagliarlo sempre con totale pulizia, facendo due passate a 6 mm al secondo con circa il 40% di potenza. È inutile che andate eventualmente ad aumentare la potenza, perché in quel caso, da come ho notato io, sarà, ripeto, che questo incisore laser è cinese, quindi forse non è veritiera la potenza, ma più ho visto, ho notato che più vado ad aumentare la potenza per effettuare il taglio, meno mi va a fare il taglio stesso. Quindi non capisco come mai, ma non essendo una mia priorità assoluta effettuare i tagli, ho deciso di importarmene ben poco. Quindi per chi vuole divertirsi ad effettuare le cose che vado a fare io, glielo consiglio assolutamente. Il laser si trova su eBay o su Amazon a circa un 300 euro, 350 euro, anche 400 euro. Occhio alle spese doganali, perché se il pezzo non vi arriva da la comunità europea, rischiate di andare a pagare anche le spese doganali, quindi vi arriverà un bel salasso. Nel mio caso non è stato così, perché l'ho ordinato e mi è arrivato direttamente dalla Polonia tramite un eBay su internet, quindi un venditore di eBay su internet. Quindi l'unica accortezza che vi vado a dare è questa. Ricordo a tutti che il macchinario
si va a collegare appunto tramite USB, avete la vostra chiavetta del macchinario, se non andate ad inserire questa il macchinario sognatevi pure che vada a funzionare, e il programma Laser DVR. Il programma che vi arriva di disegno, che sarebbe Corel Draw se non ricordo male, o un qualcosa del genere, io non l'ho mai utilizzato perché mi sono sempre trovato a utilizzare già Inkscape in precedenza, quindi andare a reimparare nuovamente determinate cose per fare alla fine le stesse identiche cose che vado a fare con Inkscape non mi sembrava praticamente il caso. Quindi spero che anche questa recensione vi sia piaciuta, come al solito se avete domande relative all'incisore fatemelo sapere pure, e appena avrò il minimo di tempo vedrò di rispondervi. Buon divertimento ragazzi, alla prossima!